l'ultimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'oscurità. Una ragazza misteriosa, audace e coraggiosa, gioca un po' con la realtà. Così comincia questa storia piena di sorprese e di magiche virtù. Tanti gli attimi di gloria, molte le contese, perciò chissà cosa accadrà. L'ultimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'oscurità. Un mondo antico e affascinante, un viaggio emozionante fra leggende e verità. Così continua questa storia tutta tra bocchetti, illusioni, astuzie e guai. È lontana la vittoria mentre i contendenti combattono e cercano. Questa storia tutta tra bocchetti, illusioni, astuzie e guai. È lontana la vittoria mentre i contendenti combattono e cercano. Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo brilla nell'oscurità. Una miriade di pensieri che volano nei cieli senza tempo e senza età. Se sei un personaggio affermato, non ci posso credere, di quelli simpatici, sei disposto a scoprirti raccontando cosa facevi prima di arrivare fra i primi. Io ero già famoso lì, eh? Rivedendo i vecchi filmati che testimoniano ogni cambiamento, perché ci si può ridere sopra, a volte con sorpresa e a volte chiudendo un po' gli occhi. Il mio passato sì, e mostrare il seno destro. Torna su Italia 1, Matricole, l'appuntamento ricco di scoop, notizie inedite, cose rare o mai viste, sugli esordi di cantanti, attori, personaggi della TV. Matricole, quando non erano famosi, dal 10 marzo ogni martedì sera su Italia 1. War Planets, la battaglia delle galassie, pianeti da combattimento ai tuoi comandi. Trasforma il pianeta Rock in base spaziale. Con il sistema di interconnessione planetaria costruisci la tua base modulare. L'obiettivo è combattere insieme il pianeta Beast e il suo artiglio divorapianeti. Prendi il comando del tuo pianeta per difendere l'universo da Beast. War Planets, l'unica collezione di pianeti da combattimento, da giochi preziosi. Anche tu, coi tuoi pianeti, combatti contro Beast. McDonald's presenta Happy Meal. C'è una bibita, un hamburger, patatine e una sorpresa. Sì, la sirenetta. Nell'Happy Meal trovi Ariel, lo squalo. E per completare la collezione, Sebastian e Scuttles. Happy Meal, la sirenetta. Ehi ragazzi, lo sapete cosa ho mangiato oggi? Un ranocchio! Vivo? Ma dai, è Bit Bit, il mio nuovo cucciolo! Gioca, cresce, mangia e ora parla! Mo parla! Ragazzi, ragazzi, se il cane abbaia e il gatto miagola, il koala che fa? Bit Bit, senti chi parla, da G! Allora sono baci, diventa una principessa! Ah, qui non si può mai scherzare! Se ami la musica, ma non sai suonare. Se ti piace lo sport, ma non ti vuoi stancare. Se ami mangiar bene, ma non sai cucinare, fatti furbo. Interrompiamo i nostri noiosi programmi per trasmettere importanti notizie. Ogni domenica dalle 15.45 ti aspetta un gruppo di amici molto speciali. Il mio nome è Magoo. Mr. Magoo, i Flintstones, Alf. Forza ragazzi, correte, correte! La domenica pomeriggio su Italia 1, per passare il tempo nel modo più furbo che c'è. Amici carissimi, siamo arrivati all'epilogo di questo Festival della Canzone di Bim Bum Bam. Un evento televisivo che tutto il mondo ci ha invidiato. Oh, smettetelo di raccontare panzane, per piacere, e cercate di vedere...
mettere insieme qualcosa di decente. Tipo, scusi. Potremmo ad esempio mandare un reportage di Deborah, che ne dice? Tutto sarà meglio di questo strazio. Perfetto. Aspetta un momento che la chiamo con altro telefono, che questo cellulare costa tanto assai. Deborah, ci sei, Deborah? Salve a tutti in studio, mi trovo oggi in Piazza del Duomo a Milano. Fra poco in questa storica piazza Scusa Deborah, dovrebbe sì. Essere qualcosa. Sei sicura di essere a Milano? Sicura? Guarda un po', non sei già, Tu vorresti insinuare che io non so riconoscere il Duomo di Milano? Ma sei sicura di non essere a Padova? Perché certo che sono sicura. Io oggi sono a Milano. No. Che brilla, tutta d'ora e pesci. Hai visto? Ragazzi, studio è tutto da Milano, Padova. Non dovevi mettere il Duomo di Milano. E questo qua cos'è? È di Padova. Ma sì, uno vale l'altro, dai. Faccio che devo pulirlo. Dove l'ho trovato? Bene, siamo così giunti alla finale della nostra edizione del Festival di Dobbiamo ringraziare, ringraziamo gli autisti, ringraziamo i macchinisti e comunque... Certo, e poi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, ringraziamo infatti i cameraman e non solo, ringraziamo le luci. Quelli dei passaggi a livello, i capostazioni, ma la volete finire? Senta, lei mi prende in giro e io non parlo più. Bella cosa. Senta, scusi, però volevo solamente aggiungere una piccola cosa. Comunque andrà, sarà sempre un gran successo. Già! Più o meno. Alla prossima.